Buongiorno, vedo, ringrazio Andrea Oltremonti, Cristiana, Claudia, tutti, intanto per il saluto e per averci fatto capire che ci sentite bene, spero ci vediate anche, forse il video non è ottimo. Allora, detto questo, con un po' l'imprevisto della diretta, ecco, ci presentiamo, vi diamo soprattutto prima il benvenuto nella nostra azienda, quindi benvenuti in Iper la Grande I, oggi noi siamo qui per parlarvi della nostra azienda e anche un po' per farvi capire, al di là di quello che è l'aspetto istituzionale legato alla nostra realtà, un po' anche altre informazioni che riguardano un po' più il contesto, anche il clima aziendale e soprattutto le persone che ci lavorano come noi del resto, che siamo qui oggi a vostra disposizione per parlare con voi, per darvi anche spazio, quindi per lasciare spazio non solo alle nostre parole, ma anche e soprattutto alle vostre domande. Ma prima di tutto ci presentiamo e comincio, diciamo, per comodità, visto che qui la situazione in relazione al collegamento è abbastanza complessa da gestire. Quindi mi presento maleducatamente per prima io, sono Lorena Lefore, sono un recruiter, quindi faccio parte del team HR, lavoro in questa azienda da più di 20 anni. Il mio è stato un percorso, diciamo, atipico perché arrivo da un'altra realtà lavorativa, arrivo dal mondo, diciamo, della scuola, entro in azienda, entro nella rete ipermercati e poi, diciamo, a 50 anni suonati, che non è da tutti, ma vi dà già la misura di quali sono le opportunità reali e effettive nella nostra azienda, a 50 anni suonati esco dalla rete ipermercati, entro in sede centrale. Vengo accolta all'interno del team delle risorse umane, prima nella formazione dove ho fatto un passaggio di circa un paio di anni e adesso nella selezione. Questa è in sintesi la mia storia, ma lascio subito parola alle giovani colleghe che oggi sono qua con me. E comincio per comodità anche qui a introdurre Paola. Prego Paola. Buongiorno a tutti, ciao a tutti, io sono Paola Ciliani, sono, diciamo, una risorsa abbastanza fresca in azienda perché sono arrivata a luglio e diciamo che il mio percorso è stato un percorso di studi diciamo, abbastanza lineare, nel senso che sono laureata in risorse umane, tuttavia poi ho intrapreso, diciamo, esperienze in cui effettivamente non facevo, non mi sentivo realizzata. Non ricoprivo effettivamente il ruolo di recruiter. Poi ho avuto la possibilità di entrare appunto in IPE e appunto nel Dipartimento di Risorse Umane e di vedere un po' a 360 gradi quello che effettivamente è l'attività appunto delle risorse umane, quindi principalmente appunto del recruiter. Però ecco, sono da poco una risorsa fresca, ecco, in azienda da circa da luglio. Ok, e sono Ok, molto contenta. bene, Paola, grazie. E adesso, come potente mezzo, io vi introduco invece a un'altra collega. Ecco Alessandra. Buongiorno a tutti e benvenuti, io sono Alessandra Magnesi, anche insieme alle mie colleghe faccio parte del team delle risorse umane che si occupano di recruiting, employer branding e welfare aziendale. Non mi dilungo molto sul mio percorso perché poi ci sarà modo di fare un affondo successivamente, visto che anch'io ho studiato in Cattolica e quindi diciamo che adesso io mi taccio e riprendiamo pure dando parola a voi e introducendomi all'azienda. Intanto, benvenuti. Benissimo, torniamo di qua e visto che penso siate ormai bene o male tutti presenti, volevamo così cominciare subito sapendo qualcosa anche di voi, quindi noi ci siamo un po' presenti, sarebbe un po' sapere qual è la platea che abbiamo davanti oggi, ma questo anche e soprattutto per poter orientare al meglio i nostri interventi, essere veramente utili nei vostri confronti, in più portarci a casa così un'informazione di qual è la tipologia dello studente di Cattolica che oggi è stato interessato a passare quest'oretta con noi. Per questo motivo utilizziamo un sondaggio, così che ci serve anche un po' per riscaldare l'ambiente, se vogliamo. Questo sondaggio sarà condiviso, nel senso che lo lanciamo, nel momento in cui lo lanciamo voi rispondete, avrete la possibilità di visualizzare nell'immediato il risultato del sondaggio e così sarà tutto un po' in tempo reale. Bene, allora procedo se riesco a farlo correttamente. Allora, prima domanda, ecco qua. Vi chiediamo
Che tipo di studente siete? Se siete uno studente dell'area triennale, magistrale, master di primo o di secondo livello. Ok, vedo, vedete giusto, vedete spero anche voi quello che vediamo noi, cioè mano a mano le vostre risposte. 50, 37. Ok, benissimo. Vedo che ancora sono in movimento, quindi c'è forse ancora qualcuno che deve votare. 53 e 7 fa 60, 90, 97, direi che ci siamo tutti. Ok, quindi la nostra platea è formata da studenti di laurea magistrale o a ciclo unico, io credo che soprattutto laurea magistrale, perché il ciclo unico riguarda qualcuno che ha più o meno la mia età e credo non ce ne siano molti in circolazione dalle vostre parti, ma anche neolaureati, e questo ci fa piacere, laureati con esperienza, anche questo ci fa molto piacere, perché diciamo, questi target sono comunque dei target interessanti su quali noi lavoriamo spesso, e perché no, ecco, gli studenti di laurea triennale, che forse in questo momento sono quelli, diciamo, che più hanno bisogno di informazioni anche magari di base, magari sono i primi career day, quindi sono i primi che invito assolutamente a essere interattivi attraverso la chat o attraverso degli interventi alzando la mano. Ok, quindi chiudo questo sondaggio, passo alla prossima domanda. Eccola qui. Sei alla ricerca di uno stage curriculare, un extracurriculare o una prima occupazione, una nuova opportunità di lavoro, oppure semplicemente informazioni generali sulla nostra azienda. Okay. Maggioranza al momento di stagisti, diciamo laureandi o neolaureati, ma qualcuno vedo che utilizza il Career Day per avere un contatto diretto e per fare un cambiamento rispetto a una realtà lavorativa in cui già inserito, 100%, quindi registri extracurriculari, qualcuno che ha voglia di sapere che cosa bolle in pentola in altre aziende e qualche registra curriculare che comunque avrà la sua opportunità. Bene, passiamo alla successiva. Quale facoltà hai frequentato? Okay. E qui il parterre è ampio, è in cattolica, sappiamo che chiaramente l'azienda forse privilegia un po' più curriculum di tipo economico, ma non semplicemente economico, siamo in collegamento con le varie sedi di cattolica, quindi salutiamo anche i poli dove le scienze agrarie sicuramente per la nostra azienda sono un serbatoio interessante per tutta un'area che è quella dell'assicurazione qualità, e poi in progressiva minoranza, scienze linguistiche, scienze della formazione, giurisprudenza, chiaramente anche qui i ruoli codificati possono essere apparentemente lontani da questo tipo di percorso accademico, ma non è detto, perché comunque esiste una flessibilità in relazione ai ruoli, pur come dire nel riconoscimento dello specifico professionale di alcune job, sicuramente sono ruoli un po' minoritari, ma lasciamo spazio anche a loro. Benissimo, passiamo alla successiva domanda. Cosa è più importante per te nella scelta di un'opportunità professionale? E quindi i driver che orientano le vostre scelte. Questo per noi HR è super interessante. Non ho ancora risposto perché sono le più bene. Ecco qui, vediamo un po' qui. No, io adesso mi taccio, vorrei invitare anche le colleghe a, come dire, a fare un commento. Alessandra, vuoi commentare qualcosa in relazione a questo risultato? No? Paola, qualcosa che vuoi dire? Forse si collega anche un po' al fatto che la gran parte delle persone che sono collegate sono stagisti, quindi non puntano principalmente alla retribuzione, ma al percorso di crescita, quindi stanno proprio mettendo i primi passi nel lavoro perché ha proprio voglia di diciamo, formarsi, quindi vedo che la retribuzione piuttosto che altri, la stabilità contrattuale viene un po' dopo.
Forse anche proprio per questo che siamo più proprio stagisti anche. Ci fa pensare con questo. Anche molto età, ho visto che forse è derivante anche un po' dallo smart working, la situazione che abbiamo passato, magari anche questo. Quindi ricercano un po' la stabilità. No, smart working in realtà non è vero, perché era sotto, quindi questa nessuno ce l'ha, per assurdo nessuno ce l'ha Ok, data. Paola. Posso, grazie, grazie Paola. Sì, in effetti è interessante questo risultato, ne terremo sicuramente conto. E passiamo, siamo quasi alla fine, eh? Qui la domanda è un po' d'obbligo. Conosci per la grande I? Cioè avete una preconoscenza della nostra azienda. E qui l'esperienza un po' ci dice, noi siamo recruiter e scegliamo, come dire, delle persone da portare in azienda. Ma le persone che portiamo in azienda ci hanno scelto prima loro. Perché le vostre candidature, questo ci dicono, siete informati sulle aziende per le quali vi candidate, avete fatto voi una valutazione e, come dire, ci avete scelto voi prima che possiamo farlo noi. E infatti vedo che il sondaggio ci dà abbastanza ragione, perché quasi il 60% ci conosce, un buon 35% ha un punto vendita vicino a dove vive e un 5%, che non è male, sono nostri clienti, quindi ci conoscono molto da vicino. Al momento parrebbe che nessuno, diciamo, ignori la nostra realtà, il che ci fa piacere, ma ci fa piacere perché siamo in Lombardia, in una zona dove non siamo confusi con altri, perché così il nostro brand non è semplicissimo, diciamo, da mettere a fuoco proprio dal punto di vista tecnico della brand identity, anche semplicemente per come ci chiamiamo. Per cui spesso finiamo per essere confusi con Iperal o con altri, per Coop, eccetera, a seconda, turno, no? Però benissimo, bene, quindi abbiamo una platea di partecipanti consapevoli e questo, diciamo, maggiore impegno ancora da parte nostra. Benissimo. Allora, area professionale di interesse e questo è il nuovo sondaggio. Dove avete interesse a candidarvi? E vediamo qui cosa succede. E anche qui vedo marketing e comunicazione che batte, se vogliamo metterlo in questo senso, le altre direzioni, diciamo. Giustamente anche gli acquisti di qualità. Vedo, insomma, tradizionalmente gli acquisti sono sicuramente un'area che è sempre stata di interesse, però questo ci dà un po' il polso dei tempi, marketing e comunicazione, quindi gli aspetti legati anche più all'analisi, anche sociale, mi viene da dire, alle comunicazioni, al peso, diciamo, che l'aspetto social e comunicativo può avere, è diventato prioritario nelle vostre scelte. E su questo la nostra azienda delle opportunità le può dare. Benissimo, e adesso siamo alla fine, a che fascia di età appartieni? Facile, facile, e così terminiamo il sondaggio. E qui diciamo platea maggioritaria 24-27, quindi magistrali e neolaureati, così come avete dichiarato un po' all'inizio, ma anche direi una buona percentuale di super giovani 18-23 e qualcuno sopra 28 anni che ci fa veramente piacere vedere. Parleremo anche a loro. Speriamo insomma di avere argomenti di interesse un po' per tutti. E diciamo questo sondaggio, intanto grazie per aver partecipato. Questo sondaggio, oltre ad essere un po' un icebreaker, voleva anche essere veramente una prima conoscenza della nostra platea, perché come vi dicevo, noi oggi siamo qui per voi e per poter essere efficaci abbiamo bisogno di sapere qualcosa di voi fin dall'inizio. Ecco, adesso abbiamo ancora grosso modo un'oretta a disposizione e volevo intanto, prima di passare parola alle colleghe, perché non vorrei che questo diventasse un monologo esclusivo, assolutamente no, vi spieghiamo un po' come abbiamo organizzato quest'ora che condivideremo. Allora, inevitabilmente ci toccherà, la percorriamo adesso all'inizio, una breve presentazione aziendale di tipo istituzionale. Utilizzeremo delle slide, poche, e cercheremo di essere quanto più sintetici. Per
perché già in questa fase quello che vorremmo è dare spazio ai vostri interventi e alle vostre domande. Questa fase è solo una fase preliminare, perché poi un po' il cuore di questo nostro intervento vorrebbe essere invece la presenza e soprattutto la parola data ai nostri testimonial, quindi i colleghi che sono in azienda. Abbiamo due testimonianze, una collega che è entrata in azienda veramente da poco e che quindi potrà darvi delle informazioni e dirvi qual è stato il suo vissuto in relazione già anche al processo di selezione, che è una parte importante, anche questa di employer branding, e poi quello che è l'inserimento in azienda, quindi l'accoglienza, il percorso di induction e tutto quello che viene messo in campo all'inizio per poter far entrare nel miglior dei modi una nuova collega. Quindi, dicendo collega, vi ho già detto che è una ragazza, ok, abbiamo spoilerato questo, e insieme a lei ci sarà una collega invece giovane, comunque, sono comunque junior, ma meno junior sotto il profilo diciamo delle competenze e della specializzazione. E quindi presentazione, intervento dei testimonial, sempre domande, anche in questo caso, sicuramente potrebbe essere la fase per voi più interessante, perché è un po' una fase di forte identificazione rispetto al pubblico che abbiamo davanti, perché soprattutto la prima collega, l'altro ieri, era una vostra collega di università. E quindi fatele tutte le domande che vi sono utili per capire bene che cosa significa stare nella nostra azienda. Ecco, esaurito questo momento, poi vi daremo delle informazioni su quelle che sono le job opportunities attualmente disponibili in azienda, così quello che attualmente, come dire, bolle in pentola, le possibilità, si potete fare application diretta, ma come avete visto nel messaggio di benvenuto nella chat, quello che vi chiediamo e che potrebbe essere utile non solo oggi ma anche per il futuro è di registrarvi al nostro portale della selezione, perché così potrete, oltre che vedere le job che sono visibili in realtà a tutti, il link è pubblico, potrete fare direttamente application per una job che vi interessa. Non trovate niente che vi interessi, comunque potete fare una candidatura spontanea attraverso il vostro account e tenervi in relazione con noi. E quando dico noi, intendo noi nello specifico delle risorse umane e noi del team recruiter, perché il portale è la nostra prima fonte, diciamo il primo serbatoio a cui attingiamo ogni volta che abbiamo una nuova ricerca assegnata. Ok, e quindi con le job opportunities si finirà il nostro incontro. Ok, benissimo, devo dire che come ormai siamo abituati, la pandemia ci ha insegnato molto, io non ho feedback, spero che siate tutti ancora presenti, attivi e disponibili quindi insieme a me a condividere queste poche slide, come vi dicevo, pochissime e ci servono proprio, ecco, io sono contenta, vedo una faccia nuova in collegamento, quindi mi taccio subito e chiedo a Isabella intanto di presentarsi alla nostra platea di tuoi ex colleghi di università. Buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene e vediate, insomma. Piacere, io sono entrata alla Grande I in Tiniper da poco più di un mesetto e sono junior buyer della profumeria. Come voi ho iniziato il mio percorso con uno stage precedentemente a questa esperienza, ma dopodiché ho voluto cambiare. Ah, non l'ho detto, scusatemi, io mi sono laureata a luglio 2020 presso la Cattolica di Piacenza nel corso di food marketing. Non so se qualcuno di voi, immagino, sarà dello stesso corso. E ho iniziato lo stage sempre in contemporanea con la laurea, quindi ho fatto un annetto presso un'altra azienda della distribuzione, dopodiché ho voluto cambiare e ho iniziato a fare delle ricerche su delle posizioni simili al lavoro che facevo precedentemente, io ero junior category, e ho trovato come candidatura, come job application, la posizione di junior buyer, che è un ruolo, diciamo, parallelo a quello che facevo nell'altra azienda. Da qui ho fatto la mia candidatura sul sito, ha iniziato tutto. Sì? Tutto molto bella, scusa, ti interrompo solo perché ti ringrazio intanto per questa presentazione che è un po' il prequel di quello sì. Che poi succede in azienda. Ti ringrazio e in questo momento magari
terminerei qui la tua presentazione semplicemente perché facciamo la presentazione istituzionale e dopo potremo entrare nello specifico della tua esperienza, di quello che stavi già per raccontare, che penso sia molto interessante. Quindi ti chiedo scusa se in questo momento riprendo la parola, perché ahimè ci tocca fare la presentazione aziendale, così istituzionale, ma appena la finiamo, esauriamo le domande che i nostri partecipanti ci vorranno fare, torniamo a bomba a ridare la parola a Isabella, perché sicuramente è super interessante quello che tu avrai da dire per la nostra platea. Assolutamente, ci sentiamo dopo. Ci sentiamo fra pochissimo, vedrò di essere rapida anche in virtù proprio dell'interesse che c'è a sentire dalla tua viva voce. Grazie. Ok, allora adesso ecco qua, condivido, spero di condividere, ecco qua le slide, a partire da questa, io chiedo un feedback se vedete correttamente, se si vede bene, benissimo. Allora, ecco qua, parliamo un po' di I per la grande I e quindi parliamo di Finiper. Finiper è la holding che contiene al suo interno diverse società, che sono le diverse anime della nostra azienda. Abbiamo messo in una posizione centrale, qui vedete I per la grande I, è il brand della rete ipermercati. È il nostro core business, è il nostro punto di partenza. Siamo nati negli anni 70, siamo nati per volontà di un imprenditore, quindi noi siamo un'azienda imprenditoriale. Un'azienda imprenditoriale che sta cercando di darsi un assetto quanto più manageriale, perché chiaramente i tempi ce lo impongono. Ma siamo nati così sotto, diciamo, l'impulso della passione di un settore che era quello della GDO, sconosciuto in Italia negli anni 70 e che è stato fondato appunto da Marco Brunelli, che è appunto l'imprenditore attuale presidente, ormai ultra novantenne, della nostra azienda e ancora attivo e operativo all'interno delle scelte, no, a tutt'oggi l'operato di Iper. Ecco, ma noi siamo, diciamo, grande distribuzione, di fianco vedete U2, nonché Viaggiatore Goloso, sono i tre brand del gruppo Unes. Il gruppo Unes è stato inserito all'interno dell'azienda a inizio degli anni 2000, è stato un gruppo che ci è servito a bilanciare e in parte anche a contrastare un po' la battuta d'arresto che le grandi superfici hanno avuto nel corso del primo decennio degli anni 2000. Mentre le superfici di prossimità hanno retto molto meglio il colpo e questo ha contribuito a mantenere la nostra azienda positività di bilancio e di rendere la nostra azienda un'azienda solida. Siamo un'azienda in salute. Siamo un'azienda in salute e questa salute è dovuta anche al fatto che abbiamo una vasta proprietà immobiliare, TEA, è la società che gestisce la proprietà immobiliare, siamo proprietari oltre che degli ipermercati di una buona fetta dei centri commerciali che ospitano gli ipermercati. Ne citiamo uno per tutti, Arese, che ad oggi, se non ho cattive informazioni, è ancora il più grande centro commerciale d'Europa. Siamo grande distribuzione, quindi abbiamo creato una piattaforma di nostra proprietà, si chiama Ortofin, questa è la consociata. La nostra piattaforma in questo momento ospita il transito, tutto quello che è l'ittico, l'ortofrutticolo e anche le referenze nel freschissimo di salumi e formaggi. È una piattaforma sulla quale vorremmo far convergere anche un domani il mondo delle carni, quindi un polo dove ha sede fisicamente anche la direzione commerciale e dove ha sede la direzione del controllo qualità. In tempi recenti la nostra azienda si sta sempre più aprendo verso il mondo della ristorazione, in maniera più storica e sedimentata attraverso la società Vera, che è la società che gestisce le realtà della ristorazione veloce, ad esempio il self-service del resto, che sono dentro i nostri centri commerciali, ma anche il mondo della caffetteria, e quindi Portello Caffè, abbiamo l'insegna anche del gelato, Crema Amore, invece l'ultimo nato dei nostri brand, non sono gli unici, ce ne sono anche altri, è Romantica o Romantica, secondo come vogliamo chiamarlo, che è il brand delle pizzerie e l'erede di Alice Pizza. Ok, quindi questa è la nostra struttura diversificata. La ristorazione adesso ha fatto il suo ingresso anche negli ipermercati e stiamo aggregando delle strutture proprio di ristoranti, non superfici enormi, ma ristoranti che sono stati formattati a partire dall'apertura nel 2019 del Maestoso, che è stato il nostro primo format non ipermercato ma superstore,
dove a un piano terra, diciamo, legato alla media grande superficie di vendita, quindi format per noi tradizionale, a un primo piano totalmente dedicato alla ristorazione tematizzata, e questo è stato il primo. L'esperimento ha funzionato e, nonostante la pandemia e tutte le difficoltà, è stato lo stesso format è stato applicato alle altre realtà aziendali, per cui Casa Portello, Ristorante Le Terre a Rozzano, il 27 ad Arese, e questa è la direzione che l'azienda sta imprimendo, diciamo, più in generale all'attività ipermercati, quindi ipermercati ma anche ristorazione. Che altro dire della nostra storia? Ben poco, siamo nati negli anni 70, abbiamo coniato una filosofia del fresco che era all'epoca forse un po' unica, adesso in realtà è fair play riconoscerlo, appartiene anche ad altre aziende del nostro settore. Noi siamo, così, abbiamo una grande cultura alimentare e facciamo perno su questo nella nostra offerta commerciale. Quindi il comparto dei freschi tradizionali, così si dice tecnicamente, è il nostro, speriamo che sia il nostro fiore all'occhiello. Abbiamo un grosso focus quindi su tutto quello che è il prodotto food fresco, e la cosa importante è che noi questo food fresco ce lo produciamo ogni giorno in casa, ma su questo diremo qualcosina di più dopo. Appunto nel 2016 è nato ad Arese, che è stato il primo grosso esperimento in termini anche di centro commerciale, e poi il maestoso, come vi dicevo prima, che coniuga superstore e ristorazione. Qualche numero, quindi oltre 5.000 dipendenti, 180.000 metri quadrati di superficie e un fatturato di tutta rilevanza, 21 ipermercati e un superstore. La nostra filosofia, no? Questo è uno claim che sta avendo abbastanza successo, ma che veramente ci rappresenta. Siamo differenti per mille motivi. Allora, abbiamo i nostri laboratori di produzione di tutto quello che è trasformazione alimentare, quindi panetteria, pasticceria, pizzeria, cucina, all'interno del nostro punto vendita, e produciamo tutto a partire da materie prime e non da semi lavorati, e in più appunto a vista, quindi sotto gli occhi dei nostri clienti. Nei nostri ristoranti abbiamo superato, come si dice qua, i confini dei reparti, che diventano un po' gli alimentatori della materia prima che utilizziamo nei nostri ristoranti. Stiamo mantenendo un format che possa essere coerente, soprattutto coerente con la filosofia che ci muove più in generale. Come siamo strutturati dal punto di vista aziendale? Niente di nuovo per voi che siete studenti di questi corsi accademici. Direzione commerciale in sede centrale, il nostro headquarter è qui a Milano. Direzione commerciale tradizionalmente divisa in vendite e acquiste, marketing e logistica. E poi la governance dove c'è chiaramente il comparto legal, noi che siamo le risorse umane, l'ICT, la sicurezza etica, e qui dentro, oltre, diciamo, alla sicurezza in termini di tutela del patrimonio, c'è anche la sicurezza in termini di sicurezza alimentare, e poi amministrazione, finanza e controllo di gestione. Forse più importante dire qualcosa riguardo ai nostri valori, non vorremmo essere retorici in questo senso, no? È chiaro che il cliente è al centro. Le nostre strutture di sede sono strutture di supporto alla rete vendita, di sostegno, con delle professionalità che possano integrare quello che è il lavoro quotidiano, l'impegno dei nostri colleghi sul punto vendita, attraverso tutta una rete, diciamo, di dati, di pensiero, di azioni, di strategie che vengono così pensate nell'headquarter, ma il nostro target finale è sempre il cliente. Siamo un'azienda attenta al territorio, quindi arriviamo sul territorio con un forte impatto in negativo, siamo grossi, portiamo tanto traffico, anche tanto disturbo a volte, però ci prendiamo anche tanti impegni in senso sociale, se pensiamo solo ai posti di lavoro che creiamo, ma anche appunto alla nostra solidarietà nei confronti del territorio di cui ci occupiamo in tante altre maniere. L'italianità è un po' la nostra bandiera e ce la portiamo presso da quando siamo nati. Siamo attenti all'ambiente, in questo senso esistono dei progetti aziendali, ma di questo niente di nuovo, perché so che tutti voi, se solo avete fatto un giro nel nostro sito, sapete cosa significa ecocompatibilità, ecosostenibilità, e questi sono progetti su cui l'azienda lavora dalla fine degli anni 80, quindi progetti maturi che portano avanti tanti temi, a partire dal packaging fino alla filiera corta e tutto quello che riguarda la qualità in senso generale, che è l'altro nostro focus di interesse.
sicuramente la formazione in azienda si entra per crescere, e questo è quello che noi ci auguriamo sempre ogni volta che scegliamo qualcuno, e la passione appunto non vuole essere uno slogan così retorico, semplicemente vuole dire che si sta bene in azienda, e mi viene a dire in qualsiasi azienda, se si sceglie con una motivazione alta, se si lavora con voglia di apprendere, di migliorare, di essere curiosi, di avere sempre fame, come dice qualcuno, diciamo che tutti riconoscerete in questo slogan, stay hungry, stay foolish, no? E così quello che noi ci aspettiamo, soprattutto dalle risorse junior, chiaramente. E poi, due parole rapidissime sul processo di selezione, noi chiaramente facciamo screen delle candidature, avviciniamo i candidati con un primo ormai videocolloquio, nel senso che il Covid ci ha costretto un po' a questa forma che noi utilizziamo in maniera abbastanza estensiva. Ma non rinunciamo al colloquio in presenza, quindi se l'iter prosegue sicuramente c'è la possibilità di un colloquio in presenza, fate salve tutte, come dire, le condizioni che ci tutelino in questo periodo di pandemia. Quindi il confronto diretto, la parola, la relazione guidano il nostro iter di selezione. Per profili particolarmente specifici in senso di competenze hard, ci appoggiamo anche a test o questionari che abbiamo fatto realizzare un po' su misura, tagliati sul singolo ruolo, proprio per poter conoscere quanto più possibile con uno strumento appunto studiato e quindi che avrà una solidità, una validità scientifica, quali sono le vostre migliori attitudini da questo punto di vista. E detto questo, ci diciamo soltanto, se avete interesse per noi, abbiamo i social, seguiteci attraverso i social, che è sempre un buon metodo per essere aggiornati e per tenere un po' il polso della situazione dell'azienda. Ok, benissimo. Io adesso veramente ringrazio se ci sono dei sopravvissuti a questa un po' noiosa, ce lo diciamo, sequenza di slide. Però ecco, adesso è il momento più bello, secondo me, più utile per tutti, perché io mi taccio immediatamente e restituisco la parola, a cominciare da Isabella, che quindi è fresca con noi, e veramente voglio ringraziare Isabella per la sua disponibilità e per la sua reattività e per il sorriso con cui stamattina ci racconterà un po' della sua esperienza. Isabella, grazie, lasciamo a te la parola. Eccomi, grazie mille Lorena. Allora, come dicevo, per chi si è connesso magari a posteriori, io mi sono laureata presso la Cattolica di Piacenza nel 2020 a luglio in food marketing e strategie commerciali. Contemporaneamente alla laurea ho iniziato uno stage presso un'altra azienda della distribuzione, una multinazionale, ma dopo un anno ho capito che non era, diciamo, proprio il mio ambiente ideale. Ho voluto quindi cercare in un'azienda di medie dimensioni, diciamo non così espansa, estesa, e pertanto ho tenuto monitorato le job description e le disponibilità di lavoro presso la grande I, e si è aperta una posizione come junior buyer della profumeria. Io nell'altra azienda venivo dal mondo category del food, ma volevo ampliare questa conoscenza del mondo degli acquisti. Ho iniziato così la fase di selezione, diciamo, mandando la mia candidatura. Si è trattato prima di una parte tutta online, quindi un questionario, e anche un videocolloquio registrato. Questo, tra l'altro, voglio fare un piccolo appunto, era facoltativo, io l'ho fatto comunque e questa mia decisione mi ha premiato, diciamo. Quindi un piccolo consiglio: se c'è qualcosa da fare in più, fatelo in modo da differenziarvi dagli altri candidati. Quindi ho passato questa prima fase e dopodiché ho fatto un primo colloquio sempre online con Lorena nello specifico e con il mio attuale responsabile, quindi la persona che ricercava una figura junior.
Anche questo colloquio è andato bene e ho fatto l'ultimo step finale in sede, quindi un colloquio in presenza, molto emozionante perché venendo ovviamente da un anno di Covid, tutti gli altri colloqui che avevo fatto erano sempre stati comunque in digitale o su Skype. Quindi emozione di vedere l'azienda, ho visto le postazioni di lavoro di tutti e ho parlato sempre con Lorena, quindi con il sostegno delle risorse umane che mi hanno seguito dall'inizio fino all'ultima fase e con il direttore delle merci, degli acquisti. Evidentemente il colloquio è andato bene e quindi sono da settembre junior buyer della profumeria. Magari non so se tutti sanno esattamente che cosa significhi essere un junior buyer, io sono di sostegno alla figura senior, ovvero mi occupo un pochino più della parte operativa e quindi controllo le referenze che abbiamo in assortimento, tengo monitorate le rotazioni delle referenze a scaffale, il fatturato dei fornitori e quando è possibile anche controllo i contratti, gestisco il piano promozionale, quindi ho una visione diciamo completa di tutto quello che riguarda gli acquisti fondamentalmente e le promozioni. Quando si parla di promozioni si intende principalmente il piano del volantino che poi viene esposto in punto di vendita o che si riceve a casa. Quindi più o meno è questo, perché io quando ho iniziato non sapevo bene le diverse figure che ci sono all'interno di un'azienda della distribuzione, anche se fondamentalmente era un po' caratterizzante del mio corso di studio, ma sono entrata meglio nella conoscenza di questi ruoli così diversi. Quindi questo più o meno è quello che faccio durante la giornata lavorativa. Grazie, grazie Isabella. Devo dire, spendo solo una parola per quello che riguarda il percorso, diciamo l'iter di selezione. La nostra tendenza è quella di cercare di coinvolgere già all'inizio, diciamo, dell'iter i responsabili, di tenerceli di fianco, perché questa è la maniera, da un lato, di mettere in relazione le persone, cominciano a vedere un pezzo dell'azienda concreto, cominciano a vedere quello che potrebbe essere il loro capo e soprattutto hanno la possibilità di fare delle domande molto più specifiche rispetto all'attività e al ruolo, quindi le competenze, confrontare diciamo le competenze richieste con quelle attese, l'interesse in generale per la posizione sulla base, come dire, di un confronto molto più attendibile, io direi, di quello che comunque le risorse umane possono raccontare, che conoscono il ruolo tecnicamente ma che non lo vivono. E quindi questo, nella relazione che c'è fra le persone, nello scambio, nel confronto, nasce sempre un di più. Ti ringrazio Isabella soprattutto per l'appunto riguardo alla video presentazione, perché non si capisce mai se magari perché in fondo alla job non si arriva a leggere fino in fondo, ma sono ancora molto pochi, devo dire, i candidati disponibili a questa prima autopresentazione, che invece è molto importante perché subito, come dire, c'è una possibilità di vedere il candidato anche nel suo ambiente, fosse pure la sua cameretta piuttosto che altro, comunque fornisce una serie di informazioni veramente importanti, che non sono le skills, quelle tecniche, ma che dicono veramente tanto di voi, fanno conoscere molto. Siete nativi digitali, non siate timidi in questo senso anche vi sprono, se volete fare delle domande in generale su quello che avete sentito nello specifico ad Isabella, sentitevi liberi o di alzare la mano, allora vi apriremo microfono e video e potremo guardarci in faccia e parlarci e salutarci. Se siete più timidi potete usare la chat e noi daremo corso alle domande che leggeremo in chat in tempo reale finché sarà possibile, oppure magari alla fine del nostro incontro, lasciando spazio anche a questo. Okay. Bene. Io adesso aspetto un attimo per vedere se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, non voglio essere ulteriormente invasiva. Qualche domanda ce l'avrei per Isabella, domande che penso potrebbero essere interessanti per i nostri partecipanti che oggi sono qui. E ovviamente invito le colleghe assolutamente a fare altrettanto. Mi taccio intanto.
Certo, una domanda testuale, se intende una domanda che mette per iscritto, la leggiamo e rispondiamo volentieri a Federico. Okay. Benvenuti a tutti nuovamente, io sono Alessandra Mannisi, spero mi sentiate e colgo l'occasione per appunto rispondere alla domanda di Federico e quindi qual è la mission dell'azienda. Beh, noi siamo un'azienda che, come diciamo già anticipato, opera all'interno della grande distribuzione organizzata. Nello specifico siamo una realtà di ipermercati che ha un po' come valore la filosofia del fresco tradizionale, dei freschi in generale, e quindi la possibilità di portare all'interno dell'ipermercato da un lato una vasta scelta e dall'altra un prodotto di qualità lavorato come un tempo, e quindi ricreare all'interno dei nostri ipermercati quasi l'idea di un mercato. Quindi sicuramente la nostra mission è quella di offrire la qualità, una vastità di prodotti ad un prezzo comunque accessibile. Sicuramente infatti abbiamo svariati prodotti in private label, tutto il nostro marchio Iper, ma abbiamo anche un primo prezzo che può essere il marchio Valis, abbiamo un marchio più attento alla salute e un altro più attento a tutto il mondo del bio, e qui vado anche nel no food, come i prodotti, non so, per la tavola, la carta igienica, dove abbiamo appunto Iper Eco, che è un prodotto attento a queste tematiche, ecco. E quindi sì, la mission dell'azienda è questa. Affiancata a questa mission poi c'è una grande idea di territorialità e quindi di sviluppo del territorio dove si trovano gli ipermercati. Infatti noi abbiamo una struttura, diciamo, come si può dire, decentralizzata, nel senso che sicuramente abbiamo una sede centrale, sicuramente vi sono delle linee guida, ma lasciamo ampia libertà ai nostri punti vendita, che appunto possono scegliere, e molto spesso lo fanno, di promuovere e valorizzare il territorio nel quale si trovano, lasciando loro proprio delle leve commerciali da utilizzare. Quindi, riassumendo, questa mi sento dire che potrebbe essere la mission dell'azienda. Ad oggi si è aggiunta un'altra parte fondamentale, che è appunto la ristorazione. Prima era somministrazione, adesso è ristorazione, quindi questo prodotto fresco che era possibile acquistare, adesso lo lavoriamo, lo produciamo e lo serviamo al cliente nei nostri appunto ristoranti, che sono un po' anche il futuro, no? Tutto ciò unitamente anche all'idea della galleria commerciale, che è un po' da dove è nato il tutto, come ha già accennato Lorena in fase di presentazione, ecco. Io aggiungo solo una nota che riguarda forse un po' più l'impegno e la mission nostra come risorse umane. Siamo un'azienda che è nata come una rete commerciale, con una fortissima anima commerciale, appunto con una struttura, come giustamente ricordava Alessandra, estremamente decentralizzata. Se vogliamo un po' riepilogare in una sintesi un po' brutale, come dire che la periferia dominava sul centro, dove la sede centrale era originariamente un nucleo veramente ristretto e legato a funzioni esclusivamente amministrative. Adesso la nostra sede centrale ha la forma, l'aspetto, l'avete visto nella presentazione, di un'azienda strutturata in senso manageriale, ed è questa la mission della nostra azienda, cioè affiancare alla rete commerciale, dove l'esperienza la fa da padrona e l'esperienza, diciamo, ha un plus di know-how che manca a chi ha magari anche una forte preparazione accademica, che questo mondo lo conosce solo in termini teorici. Noi dobbiamo affiancare a questo mondo così radicato, a questa cultura così radicata in azienda, una struttura invece manageriale che abbia tutte le competenze giuste per il nostro mondo, ma soprattutto che abbia la capacità di dialogare con questo mondo del commercio e che tenga aperti i canali, il confronto fra chi lavora in sede e chi lavora sulla rete. Questo è fondamentale. Una parte del lavoro che fa anche Isabella consiste in questo, nel tenere aperti i canali, perché quello che si fa lo bisogna farlo
con una consapevolezza che va oltre il dato, il numero di cui pure abbiamo tanto bisogno. Quindi noi abbiamo una, ad esempio, una direzione marketing fortemente strutturata, anche in senso analitico, abbiamo una unit di business intelligence in ICT che è funzionale ai bisogni interni, ma è molto funzionale al data lake di cui noi disponiamo grazie al plafond delle carte vantaggi, che ci dà la possibilità di attingere a una varietà e quantità di dati incredibili. Noi dobbiamo fare un salto come azienda in questo senso, ne siamo consapevoli, e all'interno della direzione acquisti di cui fa parte Isabella ci sono delle professionalità diciamo di una grande seniority che sono cresciute all'interno dell'azienda con un'esperienza, una scolarizzazione molto lontana e diversa da quella a cui oggi noi parliamo. E il nostro prima preoccupazione è di affiancare a questi colleghi delle giovani risorse come Isabella, che hanno quella fetta, diciamo, di preparazione tecnica che forse può mancare, ma che possono, nell'affiancamento e nella vicinanza a queste figure, assorbire quello che è esperienza sedimentata in tanti anni in un tempo molto rapido, e quindi entrare in contatto con l'azienda, entrare in contatto con il mondo concreto della GDO attraverso l'esperienza vissuta di questi colleghi. Questo per noi è fondamentale ed è un fulcro di interesse. E adesso diamo corso alle domande, perché ce n'è subito uno per Isabella. Sì, eccomi. Allora, rispondo ad Alessio. Io non è che non mi trovassi bene nell'altra azienda, semplicemente ho capito che un'azienda così grande rischia di perdere un po' di vista quella che è la formazione completa, quindi avevo paura di diventare troppo specializzata soltanto nel category, volevo ampliare le mie conoscenze e cambiare anche un po' il ruolo, soprattutto quando si è all'inizio. Secondo me è giusto vedere tutte le funzioni che ci sono all'interno di un'azienda, per di più Finiper nel settore abbastanza famoso per le negoziazioni. Obiettivamente i buyer che ci sono qua sono, passatemi il termine, molto tosti, cioè i fornitori, cioè, c'è un bello scontro con loro, e quindi volevo imparare questo aspetto, e mi è sembrata una valida alternativa. A maggior ragione l'opportunità di essere anche in ufficio, perché c'è una struttura ibrida al momento e non solo smart working, mi ha, diciamo, convinto fino in fondo, perché nell'altra azienda era totalmente in remote, ed essendo la mia prima esperienza non volevo perdermi questa parte dell'esperienza lavorativa, cioè la vita d'ufficio, quindi era proprio una scelta personale per come volevo impostare il mio lavoro. Ecco, spero di aver risposto adeguatamente. Bella, grazie, sempre una tua risposta dai tanti spunti, anche spunti di cose di cui forse noi avremmo dovuto parlare e non abbiamo fatto, e quindi ti ringrazio, perché appunto giusto mettere l'accento sul fatto che soprattutto per chi entra in un'azienda fatta di persone, anche in periodo di pandemia, ripeto, con il totale rispetto dei protocolli che assicurano la tutela della nostra salute, però di fatto facciamo entrare delle persone che trovano delle altre persone in azienda, e questo è importante. E l'altra cosa, magari questo possiamo chiedere più avanti se avrà così disponibilità Isabella, noi introduciamo le persone con un percorso di induction, e quindi con un percorso di affiancamento, con una serie di step progressivi per portarli mano a mano nelle attività, mano a mano a conoscenza anche delle varie stakeholder con cui avranno a che fare, e questo viene costruito, diciamo, ad hoc per ogni ruolo, e mi viene da dire quasi per ogni nuova risorsa. Però su questo, se qualcuno ha degli interessi, può fare domande, e Isabella è sicuramente la persona più giusta a poter rispondere. E adesso chiedo, non so che siamo seguiti dall'esterno, vedo che dovrebbe rispettare anche un po' l'ordine. C'è Claudia che vorrebbe fare una domanda dal vivo, e molto volentieri, quindi chiedo a chi ci fa da back office se si può intervenire per dare voce e volto a Claudia. Buongiorno, mi sentite? Buongiorno. Claudia, ancora non ti vediamo, però il microfono è verde, quindi forse se parli ti sentiamo. Sì, volevo chiedere, praticamente sul sito aziendale
Ho visto che attualmente non è aperta ancora nessuna posizione in ambito HR. Volevo chiedere eventualmente inviassi una candidatura spontanea, a chi inviare un'eventuale lettera di presentazione e se magari in futuro ci sarà anche occasione che si apra, diciamo, una posizione in ambito HR nella vostra azienda. Lascio parola alle colleghe se qualcun altro vuole rispondere, per non essere più intervenuto. Claudia, ciao e grazie per la domanda. Inizio a rispondere dicendo che registrandoti nel link della candidatura spontanea che abbiamo messo come primo messaggio della chat, c'è una sezione dedicata proprio dove inserire la tua cover letter, quindi questa è una possibilità che diamo a tutti tramite questo link, anche perché, lo dico un po' a beneficio di tutti, è solo tramite il link che possiamo trattare il vostro curriculum ai fini anche della privacy, perché altrimenti ci risulterebbe più difficile, e quindi il mio invito è assolutamente quello di registrarti alla nostra career page, inserire il tuo curriculum e anche la tua cover letter. Per quanto riguarda le opportunità, non so se è già stato detto, ma sicuramente sì, noi siamo un'azienda molto dinamica e quindi le posizioni si aprono di sovente, si aprono in vari ambiti, quindi non escludo che in futuro si potrebbero aprire delle opportunità in ambito risorse umane, e quindi a maggior ragione rinnovo il mio invito a registrare il tuo curriculum, perché il nostro portale della selezione è il primo contenitore dove andiamo sempre a guardare se per noi ci possono essere dei profili interessanti. Ok. Una volta che il tuo curriculum è lì dentro, stai pur tranquilla che se ritenuto in linea con la posizione che abbiamo aperta, sicuramente verrai contattata. Ecco. Ti invito anche però, una volta fatta la registrazione, a monitorare le posizioni che si apriranno in futuro e se ce n'è qualcuna di tuo interesse a registrarti, in modo tale che appunto possiamo rintracciarti nella nostra banca dati più facilmente. Perfetto, grazie mille. Ok, grazie a entrambe. Io rispondo molto rapidamente a Fabiola. Sono laureata in alimentazione e nutrizione, volevo capire se c'è la possibilità lavorativa presso la vostra azienda, anche nel campo ristorazione. Allora, sì, in un senso molto ampio, senza restringerlo all'ambito della ristorazione, nel senso che la ristorazione per noi è semplicemente un nuovo settore in cui l'assicurazione qualità trova un nuovo campo di azione. Quindi, nella nostra azienda, la direzione sicurezza, etica e qualità contiene da un lato appunto tutto quello che riguarda la tutela della salute sui luoghi di lavoro e la tutela del patrimonio aziendale, e dall'altro la tutela di quello che produciamo lato consumatore, quindi la tutela della qualità di tutto quello che mettiamo in vendita. Noi siamo strutturati con un pool centralizzato che conta in totale 30 persone, che sono organizzate in questo modo, cioè come dire una specie di, passatemi il termine, cervello centrale, che è la struttura che organizza tutte le informazioni e tutti gli strumenti, le metodologie, le procedure che poi vengono rese operative sul punto vendita in termini di qualità, quindi di sicurezza alimentare. Cosa significa? Che ci sono due tipi di ruoli sostanzialmente, un ruolo che viene agito in sede e un ruolo che viene agito sul punto vendita. Qual è la differenza? Il ruolo che viene agito sul punto vendita è un ruolo molto dinamico in cui i nostri colleghi che sono addetti all'assicurazione qualità hanno il compito di assistere i singoli ipermercati, normalmente ne gestiscono due, massimo tre a testa, assistere i singoli ipermercati in tutte quelle attività, quelle procedure, quegli adempimenti che riguardano la qualità. Quindi sono i primi consulenti interni per i direttori, per tutte le azioni di carattere commerciale e di carattere produttivo che impattano sulla qualità. Sono gli interlocutori per gli enti esterni di ispezione o di controllo, sono i garanti, come dire, del rispetto delle procedure di autocontrollo, sono quindi tutto quello che riguarda il manuale di autocontrollo, il piano di autocontrollo, e in questa loro chiaramente azione hanno la necessità
di doversi interfacciare con tutte le figure di punto vendita, che vuol dire, come dicevo prima, sono gli interlocutori e soprattutto i consulenti dei direttori, ma devono anche avere a che fare con tutti gli operatori del punto vendita, tutti i responsabili, ma anche tutti gli operatori, per la questione che noi abbiamo la produzione all'interno del punto vendita. E quindi vanno tutelati anche sotto il profilo della qualità i processi di produzione alimentare. In più hanno in carico anche la formazione sempre specifica, sia dei nuovi ingressi sia l'aggiornamento per chi è già in azienda. Quindi un ruolo veramente multiforme, variegato. Chi si sente una persona molto dinamica sicuramente è un ruolo in cui può esercitare tutte le competenze che sono molto più, diciamo, a volte unilaterali dal punto di vista della formazione accademica e poi degli sviluppi professionali. In sede ci sono invece le figure che sono attivate sui singoli comparti su cui agisce la rete, per cui figure dedicate allo studio di tutte quelle che sono procedure, adempimenti e quant'altro sulle produzioni, procedure, adempimenti, tutto quello che è il mondo food, tutto quello che è il mondo non food, e adesso anche chiaramente c'è un focus particolare su quella che è la ristorazione, che ci obbliga a fare uno sforzo nuovo in quella direzione, quindi nuove checklist, nuovi strumenti, eccetera, eccetera. Anche qui il portale è sempre la prima risorsa per noi e quindi è la prima, il primo luogo da monitorare per questo tipo di attività. Okay. E spero di aver risposto a Fabiola, se non ricordo male. Bene. Altre domande? Allora, vorrei mantenere l'ordine, mi sembra Giulia. Giulia, questa domanda chiedo un aiuto ufficiale a Paola, assolutamente, perché lei... Allora, io ho visto che forse subito dopo c'era la domanda di Giulia Radicchio, che chiedeva appunto se la laurea magistrale potesse essere esclusivamente la laurea magistrale, assolutamente no. Nel senso che comunque spesso per diverse posizioni noi comunque reclutiamo anche i candidati comunque di laureato, anche i candidati comunque con la laurea. Scusa Paola, forse si è persa la prima parte della risposta perché c'è stata una sovrapposizione di microfoni, quindi ti chiederei un attimo di fare il punto sulla domanda a cui stai rispondendo e la risposta, così ci riallineiamo. Ok, ripeti tutto. Va bene. Allora, la risposta è Giulia. Giulia, se mi stai ascoltando, sto rispondendo a te, ok? Appunto, Giulia, ti volevo dire appunto che assolutamente non è necessaria una laurea magistrale per potersi candidare, per poter entrare a far parte di IBE. In base alle posizioni, in base comunque alle necessità, noi ci reclutiamo anche candidati con una laurea triennale, che sia in economia o quant'altro, in base poi ovviamente alla posizione, e spesso magari reclutiamo anche persone che sono neo laureate e mettiamo in atto proprio un processo di crescita, quindi la formazione, quindi non necessariamente che abbiano esperienza alle spalle, ma che abbiano comunque l'approccio, la motivazione e rispecchino un po' quello che è la nostra realtà. Quindi, tirando le somme, non è vincolante la laurea magistrale, ecco. Okay. Io ho passato volentieri la palla a Paola perché pensavo a una delle ultime ricerche che abbiamo avuto in carico entrambe, un certo tipo di figura, che erano junior accountant, quindi una laurea triennale per noi era proprio l'ideale. Abbiamo fatto una non indifferente fatica a trovare dei candidati. È stato un po' difficile. Triennalisti, fatevi sotto quando è il momento, perché non siete assolutamente, come dire, lasciati da parte. Ok, leggo Martina che sta concludendo un dottorato di ricerca in ambito marketing. Il profilo di interesse in IPER, dico sì, certo, perché no, il dottorato non è una colpa, è una colpa che condivido, quindi so benissimo cosa sta passando Martina. Quindi certo, non c'è preclusione, è un profilo sicuramente alto. Mi viene da dire, forse più dipende dall'interesse che avrà Martina per noi, nel senso che il percorso del dottorato è un percorso che più o meno, diciamo, è indirizzato verso un ambito di sviluppo di tipo accademico. Quindi se Martina mi fa questa domanda, immagino che l'accademia sia forse una strada meno interessante per lei, quindi l'ambito della carriera universitaria, eccetera.
Il nostro marketing è sicuramente anche una sezione, mi viene da dire, molto vivace, è anche guidata da un dirigente molto giovane, perché l'altra cosa che vogliamo dire è che da noi esistono i percorsi di sviluppo, ma non sono cinquantennali, nel senso i nostri responsabili sono giovani, abbiamo dei giovani manager, anche dei giovani dirigenti. Quindi c'è spazio veramente per tutti e la velocità di sviluppo dipende, mi viene da dire, oltre che dalla obiettiva opportunità che l'azienda può avere al suo interno, anche dalla velocità della risorsa. Quindi un dottorato di ricerca io lo considero, se vogliamo, un plus da questo punto di vista. E quindi Martina, ci tenga d'occhio, se vede qualcosa che le piace, ti cambi. Mi permetti di aggiungere una cosa? Rispetto appunto alla domanda di Martina, magari se sei interessata ad un percorso in azienda potrebbe essere interessante nel tuo curriculum mettere tutti i progetti che hai seguito, tutti, e sicuramente magari già lo fai, è così un consiglio spassionato, inserire i software che hai utilizzato. Marketing è anche un concetto e un dipartimento molto ampio, dove all'interno ci sono davvero tantissime poi sezioni, e quindi dare anche un'indicazione di quello che potrebbe essere il tuo interesse. Quindi ti piacerebbe fare marketing, ma che tipo di marketing e in che ambito del marketing vorresti specializzarti? Allora, procediamo anche abbastanza rapidamente perché abbiamo circa un quarto d'ora di collegamento ancora. Quanto prima consigliate di candidarsi per un eventuale stage con partenza a febbraio? Alessio che ce lo chiede. Allora Alessio, quanto prima dipende semplicemente dall'opportunità. Ti faccio un esempio concreto proprio fondato sull'oggi. Oggi non so tu che cosa stia studiando e soprattutto che interessi tu abbia per spendere la tua esperienza in questo senso in un'azienda. Per dire, oggi stiamo cercando, e qui non me ne vorrà Alessandra, ma io lo dico, ecco qua, stiamo cercando due figure, diciamo, che non sono le figure più tradizionali nell'ambito della nostra azienda. Infatti stiamo facendo delle ricerche per i centri commerciali, in particolare per il centro commerciale Piazza Portello e per il centro di Arese, dove stiamo cercando delle figure da inserire nell'ambito della direzione del centro commerciale. Sono figure di carattere, diciamo, l'abbiamo chiamato office assistant, quindi sono figure che non sono, come dire, sono l'assistente di direzione, hanno compiti di carattere in parte anche amministrativo, ma hanno soprattutto compiti di carattere anche relazionale, devono tenere i contatti con i vari retailer. I retailer sono non solo italiani, diciamo, ma sono internazionali, per cui c'è la possibilità di utilizzare le lingue, c'è la possibilità di fare le cose in prima persona. Quindi le posizioni di stage, questo vale sempre, che noi apriamo, sono posizioni in cui sì, noi accogliamo degli studenti anche molto giovani, ultimamente nel controllo di gestione 23 anni da bicocca e dentro a fare lo stagista, ma che cosa fa? Non guarda, non si limita semplicemente a guardare e ascoltare, chiaramente c'è il percorso di affiancamento, ma sono esperienze concrete di attività che progressivamente diventano proprie, quindi attività su cui concretamente si opera. Non si fa il caffè, non si dà a nessuno, non si fanno le fotocopie, si lavora concretamente con un impegno progressivo calibrato rispetto alle competenze e alla possibilità di assumersi delle piccole responsabilità. Quindi lo stage può partire in qualsiasi momento, sempre che ci sia l'opportunità che Alessio tu valuterai. In questo caso ti posso dire, come stage abbiamo aperto una di queste due posizioni, l'altra una sostituzione maternità. Non escludiamo anche in quella posizione di poter valutare uno stagista, perché non è una bugia quello che vi abbiamo detto, noi apriamo delle posizioni, ma un po' cerchiamo sempre di tenere un occhio aperto verso la platea degli junior, anche se cerchiamo qualcuno più skillato, perché a volte può succedere che lo junior passa davanti anche a chi ha qualche anno di esperienza, perché noi valutiamo, cerchiamo nel nostro sforzo di valutare le persone a 360 gradi in quanto tali, quindi con le loro competenze, ma anche con le loro attitudini e con il loro stile, con la loro personalità, in rapporto a quello che il nostro contesto ambientale, il nostro clima, è un po', insomma, il nostro stile, no? Come diceva Isabella, le negoziazioni sono toste, noi abbiamo uno stile in fase di negoziazione ancora piuttosto, diciamo, vecchia scuola, un po' aggressivo. Non è l'unico stile possibile, però è quello che un po' più ci caratterizza e che comunque ha portato degli obiettivi e risultati. Come si dice, finché il metodo funziona,
okay? Siamo prudenti a cambiarlo. Ok, c'è un'altra richiesta, chi vuole rispondere a Cristiana? Io direi di far rispondere Isabella, se siamo tutti d'accordo, che appunto mi sembra più sul pezzo rispetto a questa domanda. Va bene, da colleghe di food marketing risponderò io a Cristiana. E, allora, sicuramente gli ipermercati sappiamo che vivono, magari hanno visto una fase un po' di declino, insomma di difficoltà. Fatto sta che secondo me dopo il Covid c'è anche un'opportunità, perché la gente si è abituata a fare un'unica grande spesa per tutta la settimana, e questo può, diciamo, aiutarci al momento. Sicuramente la nostra politica, comunque la strategia, è quella di offrire i prezzi più competitivi possibili, pertanto la sfida è la negoziazione, cercare di mantenere prezzi bassi per fare le promozioni, e anche offrire, rispetto ai discount, secondo me un'esperienza molto più ricca. Ecco, questo è quello che caratterizza poi Iper in particolare, perché non so se avete mai visto un punto di vendita, è molto suggestivo, è molto esperienziale, pertanto la voce dei costi del personale è molto alta, ma si offre un altro servizio al cliente, quindi ecco, ti direi che la sfida principale al momento è riuscire a mantenere dei costi, ma dei costi bassi, ma anche aumentare l'attrattività del luogo per permettere una spesa completa, magari razionalizzando anche gli assortimenti, cercando di inserire prodotti che non si trovano altrove. In questo Iper anche è molto forte, ci sono tante aziende di piccole dimensioni che sono cresciute grazie all'inserimento nei nostri assortimenti. Quindi ecco la differenziazione, direi, di Iper da altri ipermercati, diciamo, un pochino più standardizzati, e soprattutto dal modello di discount differenziarsi. Ecco, spero di aver più o meno risposto. Mi permette di aggiungere un'altra sfaccettatura magari rispetto appunto alle sfide a cui possiamo andare incontro. Come diceva giustamente Isabella, noi siamo molto legati all'esperienza della spesa nell'ipermercato, e quindi un'esperienza proprio in loco. Ad oggi però viviamo anche in un'epoca che è sempre più digitale, dove l'e-commerce prende sempre più piede, e deve essere anche quella una strada da percorrere. Noi abbiamo la formula del click and collect con Iperdrive, e quindi una sfida potrebbe essere anche interessante per chi fa marketing, è quella di dover attrarre nuovi clienti che quindi tendenzialmente prediligono questo tipo di esperienza, senza però rubarli ai clienti che invece sono fidelizzati e tendono a fare la spesa all'interno dell'ipermercato. Quindi ampliare il bacino, ampliando la proposta in una strategia omnicanale, che è quella tra l'altro dove ad oggi sta andando il nostro marketing, appunto. Ok, bene, grazie Alessandra. Devo dire, io, allora, per gli uffici rispondo brevemente. Gli uffici sono via Traiano 57, quindi zona Portello di Milano. Questa è la nostra sede centrale. E velocemente rispondo anche a Gianluca sulla questione della retention post-stage. Allora, fino a questo momento, devo dire, noi abbiamo fatto fatica a concepire delle posizioni di stage che in qualche modo non fossero finalizzate. Per due motivi: un motivo, diciamo, un po' di carattere etico, se vogliamo, ma anche un motivo di carattere pratico, nel senso che, per i motivi di qui sopra, lo stagista da noi non viene a fare il lavoro che non vuol fare qualcun altro, o il lavoro che adesso facciamo utilizzando la business intelligence, per cui tasto verifica 100 volte per ogni fattura, adesso lo fa un robottino in automatico, no? Quindi lo stagista che viene da noi fa un'esperienza concreta. Per fare un'esperienza concreta ha qualcuno di fianco che gli spiega, gli fa vedere, lo segue e fa monitoraggio costantemente sulla persona. Questo vuol dire investimento di tempo, di risorse,
E quindi investire un tempo per poi avere magari anche dei buoni risultati e poi finire in un nulla, questo sembra veramente improduttivo. Per cui in realtà noi quasi sempre, ce lo diciamo, facciamo un po' outing, noi abbiamo aperto posizioni di stage in cui lo stagista entrava pensando di fare i suoi 6 mesi, quello che noi speravamo invece è che lo stagista riuscisse bene nei 6 mesi, che gli piacesse l'esperienza, gli piacesse l'azienda e che quindi potessimo perlomeno prorogare lo stage o addirittura trasformare lo stage in un contratto. Quindi questa è stata sempre la nostra policy. Adesso stiamo facendo un pensiero un po' diverso, ma non perché vogliamo sfruttare gli stagisti come a volte loro dicono di subire, diciamo, in alcuni contesti. Non è questo, è perché abbiamo capito che da un lato il mondo dell'università e del lavoro ha bisogno di una maggiore disponibilità da parte delle aziende a fare questo tipo di, a far fare questo tipo di esperienza, ma appunto di valore. Certo è che se noi ci apriamo di più agli stage non possiamo aprire X posizioni così, perché non possiamo fare più 100 in azienda da un giorno all'altro. Quindi l'idea potrebbe essere quella di attivare degli stage non finalizzati su progetti. Quindi se in azienda c'è un progetto che quindi può avere un inizio e una fine, cioè un progetto con un suo plan, con un suo Gantt, come dire, con dei contenuti di valore, allora come supporto su uno specifico progetto magari uno stagista che ha interesse su quelle tematiche perché le può sfruttare ad esempio per la tesi, allora questo può essere un rapporto produttivo da ambo le parti. Quindi cercheremo di aprirci un po' di più, perché adesso le posizioni di stage sono andate un po' col contagocce magari, ma per questo motivo. Quindi questo è un pensiero che stiamo facendo, non è ancora una realtà, però ci stiamo pensando seriamente. Quindi con questo spero di aver risposto a Gianluca. Ok. Ci sono altre domande o altri interventi anche da parte dei colleghi? Ad esempio, forse, visto che non vedo al momento, prego, altre domande, magari potrebbe essere il momento per dire un po' in questo momento quali sono le opportunità effettive in azienda, quindi io mi faccio subito da parte. Ok. Appunto, ad oggi, ecco, un'opportunità che piacerebbe appunto presentarvi è appunto la figura del junior buyer. Isabella in realtà è stata esaustivissima, perché comunque mi ha spiegato un po', tanto che percorriamo anche la job, questo modo di visionarla, ha spiegato un po' nel dettaglio quello che effettivamente lei fa attualmente, e posso comunque aggiungere alcune parti in più prima magari di rivederla un po' insieme. Che il junior buyer comunque è un po' il cuore della direzione commerciale e avvia poi tutte le attività operative che fa, quindi dalla parte appunto di referenze, riordini, quindi listino prezzi. Un aspetto fondamentale proprio del buyer è la negoziazione, quindi il rapporto appunto con i fornitori, che ovviamente è un qualcosa che non farà inizialmente nella fase iniziale, ma che con tanto di formazione e affiancamento l'obiettivo è poi di prendere, correggendo il bagno da bella, la maggiore autonomia di volta in volta. E un altro aspetto importante proprio perché è parte della nostra struttura, oltre al rapporto con i fornitori, quindi figure appunto esterne, anche con le varie direzioni interne dell'azienda, quindi come ho citato appunto il marketing, anche con le risorse umane stesse, e soprattutto anche con i punti vendita, quindi non creare questo distacco tra la sede e il punto vendita, ma proprio anche avere la capacità di relazionarsi con quelli che sono i referenti dei diversi punti vendita, anche perché per ogni punto vendita ci sono referenti diverse e quindi anche automaticamente un approccio diverso, e quindi la capacità è questa anche di adattarsi alle varie, ai vari interlocutori. Ovviamente, diciamo, tra i requisiti sarà un'economia che possa essere triennale, anche magistrale, in questo caso lo riporto dentro, o in marketing o quant'altro, anche comunque la affini, e poi ovviamente sottolineo l'aspetto comunque relazionale, che fa sempre ovviamente parte della figura come tante altre figure. Quindi questa è una delle opportunità che adesso siamo presenti. Quindi chi ha messo che ricerca come junior buyer si cambi, ma noi comunque l'apriamo anche a chi ha applicato altre opzioni. Poi Isabella, se vuoi aggiungere qualcos'altro in più, ti lascio la parola a te. Sì, Isabella. Sì.
Sì, allora, come junior buyer, esatto, principalmente queste sono le azioni che andiamo a fare quotidianamente. Si è proprio di assistenza al senior che poi, almeno per quanto riguarda la mia esperienza qui, si è rivelato essere molto disponibile e anzi mi ha lasciato carta bianca nel fare, nel buttarmi, perché bisogna essere anche secondo me e secondo il mio, diciamo, supervisor molto intraprendenti, bisogna essere un po' di iniziativa nel fare questo lavoro, quindi poi ci sono competenze che si acquisiscono veramente grazie all'esperienza, pian piano, con tentativi, quindi anche secondo me in questa azienda c'è anche la cultura dell'errore, nel senso che se uno fa un errore non viene per forza punito, gli viene spiegato dove migliorare e, in modo tale che la volta successiva possa migliorare e dare, insomma, risultati migliori, si spera. Ecco, questo è quello che ho notato io soprattutto in questi mesi di permanenza qui, ecco. E quindi candidatevi. Volevo anche dire che io sì, ho una laurea magistrale in food marketing, però la mia laurea triennale non è prettamente economica, infatti io ho studiato scienze del turismo, ho poi preso degli indirizzi grazie all'Erasmus più economici, ma questo non ha, diciamo, interferito nel processo di selezione, anzi la diversità viene valorizzata, anche la mia collega ha una triennale in tecnologie alimentari e con poi una magistrale più economica, quindi se siete curiosi, appassionati e volete sperimentare, assolutamente, secondo me, vale la pena mandare la candidatura e proseguire nelle fasi di selezione, ecco. Grazie Isabella, devo dire che hai confermato, non avevamo voluto dirlo noi in apertura, hai confermato che, insomma, bugie non ne diciamo, la flessibilità di cui si parlava era proprio questa, no? Non ci sono percorsi obbligati, ecco. Ok, andiamo presso il filo, sono particolarmente cristiana, particolarmente interessata, contratto in stagio, guarda, hai fatto già, hai visto. Allora, Isabella, sì. Ecco, lo junior buyer, su questo l'ho sentito bene, scusami Paola, ho l'audio un po' disturbato, non ho capito se hai risposto alla domanda di Cristiana. Cristiana, è stata questa opportunità, interpreto Cristiana, quindi di junior buyer, interpretiamo bene Cristiana, se così si tratta di stagio a tempo determinato. Possiamo dire un po' qual è la nostra policy, senza timore, credo. Sì, esatto, ok. Parla Paola, che gestisce la ricerca, quindi... Certo. Allora, Cristiana, oggi ecco la figura della appunto assunta, quindi inserita con uno stage. Quindi l'obiettivo è proprio di inserire una figura con tanto affiancamento e formazione per poi renderla autonoma, ecco, nel caso in cui poi prende lo stage, quindi non è fine a se stesso, ma c'è un diverso obiettivo ovviamente da entrambe le parti, nel renderla anche autonoma la risorsa viene anche premiata per diversi con un contratto a tempo determinato, ma questo anche perché, come diceva prima Lorena, è presente la figura e si occupa della formazione, quindi è importante per noi investire nella risorsa, ma con l'obiettivo poi di tenere un po' stretta, perché alla fine è un bene da entrambe le parti. Quindi assolutamente l'obiettivo è poi per impattare con uno stage e poi ovviamente con tanto di impegno in tanto anche nel contratto. Grazie Paola. È arrivato a dire così. Io adesso ne ho approfittato perché, essendo le ore 13.01, noi dobbiamo staccare il collegamento perché il tempo è finito. Quindi vi mandiamo un messaggio intanto in chat. Avendo 30 anni, l'informazione è molto importante per me. È certo. Ok. È tornata anche Alessandra, sono molto contenta di questo tempismo perché sono le 13 e quindi il tempo è finito.
Quindi vi lasciamo sempre, intanto ringraziando tutti i partecipanti, ringrazio i colleghi, ringrazio soprattutto Isabella perché è stato veramente utile secondo noi, ringrazio per la sua disponibilità. Seguiteci, soprattutto registratevi al nostro portale perché questo è il link con il quale ci terremo in comunicazione. Buon lavoro, buon studio a tutti, vi saluto, lascio parola ai colleghi per fare altrettanto. Colgo l'occasione anche per stiamo saltando. Vi ringrazio innanzitutto per la vostra presenza a voi e ovviamente noi siamo sempre molto disponibili quindi per accettare candidature, accettare comunque altre domande e quant'altro e spero che comunque sia per voi un'esperienza anche interessante e anche costruttiva per capire un po' com'è effettivamente la nostra realtà e cosa c'è oltre. Quello che magari voi vedete quando andate un po' nel punto vendita e quant'altro, cosa c'è oltre ecco, la vostra esperienza. Io anche vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro in bocca al lupo per la fine dei vostri studi o comunque per la ricerca di lavoro, se io sono disponibile, se volete... non lo so, visto che qualcuno mi ha già cercato, insomma, se vuole contattarmi tranquillamente o al massimo poi faccio anche da tramite con Lorena. Grazie mille. Allora, quindi buona giornata in bocca al lupo.